Sono giovani con tante idee, voglia di fare ed entusiasmo, condividono una passione e si impegnano per raggiungere un obiettivo. Il loro lavoro è stato apprezzato tanto da essere coinvolti nella manifestazione Aspettando Terra Madre, che si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile in città. Due giovani studenti del liceo classico Nisseno si sono messi alla prova, iniziando l'avventura nel mondo del web e della conduzione. Un'idea nata ad ottobre, partita però a dicembre del 2021, con la prima puntata di un talk show. Esperienza che ha permesso loro di rivolgersi ad altri studenti e studentesse della scuola e non solo, parlando di temi di attualità, politica, ma anche sport, musica e tanto altro, in compagnia di diversi ospiti, dagli esponenti politici locali ai loro coetanei. E abbiamo pensato che un talk show dove si parlasse di qualsiasi argomento sarebbe stato il mezzo migliore per appunto divulgare cultura, parlare di attualità, di sport e di tutti gli altri argomenti che abbiamo trattato. Il nostro pubblico è formato principalmente da nostri coetanei, da studenti non solo del nostro liceo, il liceo classico linguistico coreutico Ruggero VII, ma di tutte le scuole di Caltanissetta. C'è anche un altro tipo di pubblico, sicuramente. Un progetto che ha coinvolto attivamente anche altri giovani, circa una decina dai 15 ai 18 anni, che frequentano la stessa scuola e che lavorano dietro le quinte per la buona riuscita del progetto. È un lavoro di squadra, non esistono protagonismi, non è, io e Francesco siamo i conduttori, ma non vuol dire che siamo le persone più importanti. Proprio per questo alla prima riunione è stato importante decidere che non ci sono gerarchie all'interno, tutti collaboriamo. Noi quando l'abbiamo creato avevamo in mente di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che non ci fosse. E infatti un talk show che partisse dalla scuola, che fosse destinato appunto agli studenti, da altri studenti, a Caltanissetta perlomeno non esisteva. Noi siamo stati i primi e finora siamo gli unici. Quello che facciamo è diffondere cultura, ma in ogni caso parlare anche di temi di attualità, di sport, in maniera semplice, in maniera accessibile a tutti, in modo tale appunto, forse una missione troppo grande, ma che noi speriamo di intraprendere, di raggiungere l'obiettivo, che è quello di far rinteressare i ragazzi all'attualità, alla politica, di farli interessare appunto e di fargli ricreare all'interno di loro, riaccendere la fiamma verso il loro senso civico. Perché secondo noi è quello che manca purtroppo alla nostra generazione. E l'unico modo che abbiamo trovato per farlo è appunto il Ruggero TV. E questo è il suo obiettivo. Proprio per questo non è destinato solo alla nostra scuola, ma a tutti gli studenti, non solo di Caltanissetta, ma chiunque si voglia avvicinare a questo mondo e voglia conoscere un po' meglio gli argomenti di attualità che ci riguardano.